che siete in questo momento. Carissimi fratelli e sorelle, che siete in questo momento collegati con noi attraverso internet e l'emittente televisiva Maria Vision, il Signore vi dia pace. Per antichissima tradizione, questa è la notte di veglia in onore del Signore. La solennità delle solennità, celebriamo la risurrezione di Cristo e la sua vittoria definitiva sulla morte. Nel cuore della notte, diffusa su tutta la terra, la Chiesa chiama i suoi figli a vegliare in preghiera, nell'attesa che la luce apra un varco nel buio, la parola irrompa nel silenzio, l'aurora della vita sconfigga l'ombra della morte. Le celebrazioni pasquali ci ottengano la forza di giungere alla vita eterna. In Gesù risorto vittorioso è la nostra Pasqua di resurrezione, di famiglia e di futuro. Presiede Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo della diocesi di Assisi, Nocera Umbra e Gualdo Tadino. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, siamo in questa Basilica di San Francesco, insolitamente vuota, soltanto con la comunità interna dei frati che abitano il Sacro Convento. Viviamo questa celebrazione singolare, davvero cuore dell'anno liturgico, con sentimenti di grande unione spirituale, in particolare da questa Basilica Papale, unione spirituale con il Santo Padre Francesco, con il Cardinale Vallini, suo legato per questa basilica, e poi in comunione con quanti sono lontani ma collegati, e in modo speciale con quanti soffrono, con quanti sono impauriti da questa dolorosa vicenda che ci sta tutti provando, sapendo che troveremo in questa celebrazione indicazioni di vita e di speranza che ci aiuteranno tutti. E questa, la Santissima Notte, nella quale Gesù Cristo, nostro Signore, passò dalla morte alla vita, la Chiesa, diffusa su tutta la terra, chiama i suoi figli a vegliare in preghiera. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola
e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Con il fuoco benedetto accendiamo ora il cero pasquale, simbolo di Gesù risorto. Preghiamo. O Padre, che per amore del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva della tua gloria, benedici questo fuoco nuovo, fa che le feste pasquali accendano in noi il desiderio del cielo e ci guidino rinnovati nello spirito alla festa dello splendore eterno. Per Cristo nostro Signore. Il Cristo ieri e oggi, principio e fine, Alfa e Omega, a Lui appartengono i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli in eterno. Amen. Per mezzo delle sue sante piaghe gloriose, ci protegga e ci custodisca il Cristo Signore. Amen. La luce del Cristo che risorge glorioso disperda le tenebre del cuore e dello spirito. Lumen Christi.
Omen Christi. Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste. Un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra, inondata da così grande splendore, la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo. Gioisca la Madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore, e questo tempio tutto risuoni per le acclamazioni del popolo in festa. E voi, fratelli carissimi, qui radunati nella solare chiarezza di questa nuova luce, invocate con me la misericordia di Dio Onnipotente. Egli che mi ha chiamato senza alcun merito nel numero dei suoi ministri, irradi il suo mirabile fulgore, perché sia piena e perfetta la lode di questo cielo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare a Dio invisibile, Padre onnipotente, e al suo unico Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. Egli ha pagato per noi, all'Eterno Padre,
il debito di Adamo, e con il sangue sparso per la nostra salvezza ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero agnello, e con il suo sangue consacra le case dei fedeli. Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù dell'Egitto, e li hai fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco. Questa è la notte che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo. Li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi. Questa è la notte in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro. Nessun vantaggio per noi essere nati, se Lui non ci avesse redenti. O immensità del tuo amore per noi, o inestimabile segno di bontà per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo figlio. Davvero era necessario il peccato di Adamo, che è stato distrutto con la morte del Cristo. Felice colpa che merito di avere un così grande Redentore. Oh, notte beata, tu sola hai meritato di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi. Di questa notte è stato scritto: la notte splenderà come il giorno e sarà fonte di luce per la mia delizia. Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti, dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti, promuove la concordia e la pace. O notte veramente gloriosa, che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore. In questa notte di grazia accogli, Padre Santo, il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri. Nella solenne liturgia del cero, frutto del lavoro delle api,
simbolo della nuova luce. Riconosciamo nella colonna dell'Esodo gli antichi presagi di questo lume pasquale che un fuoco ardente ha acceso in onore di Dio. Pur diviso in tante fiammelle, non estingue il suo vivo splendore, ma si accresce nel consumarsi della cera che l'ape madre ha prodotto per alimentare questa preziosa lampada. Ti preghiamo dunque, Signore, che questo cero offerto in onore del tuo nome per illuminare l'oscurità di questa notte risplenda di luce che mai si spegne. Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo. Lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo, tuo figlio, che è risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli carissimi, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento quest'opera di salvezza incominciata con la Pasqua. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte, e fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme,
ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuno secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona. E fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi, e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiami, rettili e uccelli selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Thank you.
benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio, sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione, nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro e io dimostri la mia gloria sul faraone e tutto il suo esercito, suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non potevano avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare, e il Signore durante tutta la notte risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube,
gettò uno sguardo sul campamento degli egiziani e li mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerli. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul fal del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del Faraone, che erano entrati nel mare dietro Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani. Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè, suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e disse: Anche ai nostri tempi vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone. Ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo
e partecipi alla dignità del popolo eletto, per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Baruch. Ascolta Israele i comandamenti della vita. Porge l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché Israele, perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi. Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dove la prudenza, dove la forza, dove l'intelligenza, per comprendere anche dove la longevità e la vita, dove la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora, che è penetrato nei suoi tesori. Ma colui che sa tutto la conosce e l'ha sfruttata con la sua intelligenza, colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi, colui che manda la luce ed essa corre, l'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno giubito. Egli li ha chiamati ed hanno risposto, eccoci. E hanno brillato di gioia per colui che li ha creati. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe suo servo, a Israele suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita, quanti l'abbandonano moriranno. Ritorna Giacobbe e accoglila. Cammina lo splendore della sua luce. Non dare a un altro la tua gloria, né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Parola di Dio.
testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. O Dio, potenza immutabile, luce che non tramonta, volgi lo sguardo alla tua Chiesa, ammirabile sacramento di salvezza, e compi l'opera predisposta nella tua misericordia. Tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova, e tutto ritorna alla sua integrità per mezzo del Cristo che è principio di tutte le cose. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Gloria in excelsis Deo.
preghiamo. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella tua famiglia in spirito di adozione, perché tutti i tuoi figli, rinnovati nel corpo e nell'anima, siano sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù? Siamo stati battezzati nella sua morte. Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti, per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui, a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che in noi è stato crocifisso con Lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti, chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato, una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio. Questo è stato
stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. Sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. E lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: voi non abbiate paura, so che cercate Gesù il crocifisso, non è qui, è risorto infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti ed ecco vi precede in Galilea. Là lo vedrete, ecco io ve l'ho detto. Abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Ed esse si avvicinarono, li abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea. Là mi vedranno. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. L'abbraccio di Gesù risorto a tutti quanti voi, cari fratelli di questa comunità del Sacro Convento dedicata al servizio di questa Basilica di San Francesco, l'abbraccio di Gesù risorto a tutti voi, fratelli e sorelle, che in forzata privazione state seguendo con il cuore questa
celebrazione, riempiendo della vostra fede questi banchi vuoti, ma soprattutto le vostre case e i vostri cuori. Pace a voi. Mi piace introdurre questa riflessione che riecheggia il messaggio della parola di Dio abbondantemente ascoltata con un verso del Cantico delle Creature di San Francesco: Laudato sii mi Signore per frate fuoco, per lo quale en allumini la notte. Come non ricordare da questa basilica le parole con cui Francesco identifica il fuoco che nella accensione del cielo pasquale è stato il primo segno posto da questa significativa liturgia. Partendo da quel fuoco benedetto, questo tempio di per sé raggiante di fede e di arte si è illuminato. Nella chiesa buia si è accesa, pur nella parsimonia di una celebrazione a porte chiuse, la luce della Pasqua, a simboleggiare Cristo, luce del mondo. Abbiamo ieri seguito la Via Crucis, lasciando Cristo nel silenzio di una tomba. Nel sepolcro di Cristo si combatte la guerra decisiva dell'umanità, quella tra vita e morte. Il grido della Pasqua cristiana è: la vita vince. Quanto ci stiamo aggrappando, fratelli e sorelle, in questi giorni al bisogno di vita. Ci addolorano e ci impauriscono le morti che proseguono a ritmo incalzante. Per salvarci la vita e salvare le vite altrui, ci stiamo sottoponendo a sacrifici insoliti. La vita è un valore fondamentale per il quale possiamo e dobbiamo sacrificarci. Ma insieme quanto abbiamo bisogno di luce, anche della luce della scienza, che rispetto a questo virus si dichiara fiduciosa, ma ancora impari. Gesù, il Dio con noi, il risorto, è il Dio della vita e della luce. Nel pieno di una crisi mondiale che ci sta svelando il senso della vita e i limiti della nostra umanità, gli interrogativi si incalzano. La morte non è certo una novità, ma morire così, come in una guerra, senza nemmeno il conforto dell'affetto e lo sfogo del pianto, è doppiamente doloroso. La malattia e i contagi non sono nuovi nella storia dell'umanità, ma una epidemia globale che ci chiede misure straordinarie di protezione di cui non conosciamo ancora i tempi è qualcosa di inedito. In questo buio la Pasqua è annuncio di vita e di speranza. Un annuncio centrato su un fatto che gli stessi testimoni fecero fatica ad accettare. Gesù, ucciso in modo straziante, si riveste di vita nuova, non quella di una carne fatta per morire ancora, ma quella di una carne penetrata dalla potenza di Dio nel segno della vita che non muore. La carne riscattata dalla debolezza che Cristo promette per la fine dei tempi anche a tutti coloro che in un modo o nell'altro si aprono sinceramente al suo amore. No, non fu facile ai primi testimoni accettare la risurrezione di Cristo. Non erano né visionari né creduloni. Avevano la concretezza dei pescatori. Avrebbero potuto limitarsi ad annunciare una dottrina, un ideale, una memoria del fondatore.
furono costretti dagli eventi a prendere la strada più difficile, annunciare il Cristo risorto. Lo fecero a costo della loro vita. A Pasqua noi annunciamo questa certezza. Ci fidiamo della loro testimonianza, un messaggio di vera speranza. Se la morte può essere sconfitta in modo così concreto e radicale come è avvenuto in Cristo, allora c'è speranza per tutti. Il risorto è l'ancora a cui ci possiamo aggrappare quando la tempesta minaccia di travolgere la barca della nostra vita. Le letture che abbiamo ascoltato tracciano l'itinerario che porta a questa verità. Ci parlano di un Dio che ha creato il mondo per amore e non lo abbandona anche quando il peccato dell'uomo semina i germi di ogni bruttura, devastazione e violenza. Ci parlano di un Dio che nell'Esodo si fa liberatore di un popolo oppresso, prefigurando la via di una liberazione più radicale, quella dal peccato e dalla morte. Ci parlano di un Dio che apre squarci sempre nuovi di futuro, con promesse che certo richiedono la pazienza dell'attesa, ma sono promesse sicure che trovano in Cristo il loro adempimento. La liturgia di questa veglia è un inno di vittoria, un inno che sembra stridere quest'anno con il contesto di una dura prova collettiva, con malati e morti che ormai raggiungono cifre impressionanti, con una penitenza di popolo che si sente privato in massa della sua libertà di movimento. Ma ha senso cantare vittoria nel contesto di una così dura prova collettiva? Perché questa vittoria è la vittoria di Gesù e non è una sorta di magia che ci esonera dalla responsabilità e ci toglie come per incanto i problemi. No, non è questo il Dio cristiano, non è questo il Vangelo. La vittoria che proclamiamo è l'annuncio di una energia vitale che dal cuore crocifisso di Cristo e dal suo volto di risorto è ormai posta a disposizione di chiunque voglia fare sul serio i conti con la propria vita e con la propria morte. Nessuno è sostituito. A tutti viene offerta una possibilità. Ognuno è chiamato a un'accoglienza responsabile. Altri simboli del mistero pasquale ci ricordano questa dinamica. Il simbolo dell'acqua, tra poco sarà benedetta, è segno di vita, non a caso simbolo scelto da Dio per il sacramento della vita nuova, il battesimo, e poi il simbolo del respiro, il dono dello Spirito Santo che il risorto alita sugli apostoli la sera di Pasqua. Per vivere non basta che ci sia l'acqua, la dobbiamo bere. Per vivere non basta che ci sia ossigeno, lo dobbiamo respirare. La vittoria di Cristo si fa nelle nostre vite e chiede pertanto la nostra apertura al suo dono. Di questo possiamo fare esperienza anche nella dolorosa situazione che stiamo vivendo. Dal dolore, dalla paura, dalla morte stanno emergendo in questi giorni dei raggi di luce che in ultima analisi vengono proprio dalla grande luce di Cristo risorto. Che cosa è se non un raggio di luce, tanta solidarietà fino all'eroismo che sta riempiendo i nostri ospedali, le case per anziani, sta raggiungendo tante case in cui sarebbe difficile anche procurarsi dei viveri? Che cosa è se non un raggio di luce il fatto che nel regime di reclusione che ci è imposto stiamo riguadagnando il calore e il valore della famiglia? Che cosa è se non un raggio di luce
il fatto che in una gara di solidarietà che unisce credenti e non credenti ci si stia facendo prossimi ai più poveri, ai senza dimora, agli scartati della società, e si guardi con impegno forte e responsabile anche nelle sedi politiche competenti, speriamo con la più grande unità di intenti, ad una ripresa che si prospetta per tutti così incerta e faticosa. E cos'è infine se non un raggio di luce il fatto che noi credenti, pur così forzatamente privati del nutrimento eucaristico, ci stiamo inventando mille modi per riscoprire la Chiesa delle case, che fu la forza della comunità cristiana primitiva e promette di essere la leva di una ripresa dell'annuncio cristiano per il futuro. Raggi di luce. Occorre seguire fino in fondo la traiettoria di questi raggi, scoprendone con la grazia della fede la sorgente, ma anche accompagnandone il cammino fino a una nuova alba che vogliamo implorare con fede, ricordandoci tuttavia che quest'alba non potrà ridursi solo a valori pur importanti di natura sanitaria, economica e sociale. Il grande virus da sconfiggere, accanto e prima del coronavirus, è quello che nel peccato distrugge insieme il nostro rapporto con Dio e la solidarietà fraterna. Auguri a tutti allora, fratelli e sorelle. Auguri di una Pasqua vera, di una Pasqua buona, nonostante tanta tristezza e l'atmosfera di buio in cui siamo versati. Auguri a tutti. Il risorto cammina con noi e San Francesco, patrono d'Italia, ci aiuti a ritrovare la strada maestra verso un futuro di luce. Amen. Fratelli carissimi, preghiamo umilmente il Signore Dio nostro perché benedica l'acqua con la quale saremo aspersi in ricordo del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente perché siamo sempre fedeli allo Spirito che ci è stato dato in dono. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo che veglia in preghiera in questa santissima notte, rievocando l'opera ammirabile della nostra creazione e l'opera ancor più ammirabile della nostra salvezza. Degnati di benedire quest'acqua che hai creato perché dia fertilità alla terra, freschezza e sollievo ai nostri corpi. Di questo dono della creazione hai fatto un segno della tua bontà. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù. Nel deserto hai fatto scaturire una sorgente per saziare la sua sete. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunziato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine, nell'acqua del Giordano, santificata dal Cristo, ha inaugurato il sacramento della rinascita, che segna l'inizio dell'umanità nuova,
libera dalla corruzione del peccato. Ravviva in noi, Signore, nel segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, perché possiamo unirci all'assemblea gioiosa di tutti i fratelli, battezzati nella Pasqua di Cristo, nostro Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte per risorgere con Lui a vita nuova. Ora, al termine del cammino penitenziale della Quaresima, rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo rinunziato a Satana e alle sue opere, ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunziate a Satana, a tutte le sue opere, a tutte le sue seduzioni. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù, nostro Signore, per la vita eterna. Ecco la
carissimi, in questa veglia pasquale, le nostre suppliche affinché la speranza nel Cristo risorto illumini i nostri passi. Preghiamo insieme, diciamo: Padre, sostieni la nostra speranza. Padre, sostieni la nostra speranza. Per la Chiesa, perché annunci la lieta notizia del Signore crocifisso e risorto, attraverso una testimonianza gioiosa e credibile, preghiamo. Per le famiglie, perché l'amore autentico fortifichi il rapporto genitori-figli, in modo da superare insieme le difficoltà e gli ostacoli, preghiamo. Per coloro che sono provati dalla sofferenza, perché nella fede del Cristo risorto trovino conforto e speranza, preghiamo. Per la nostra comunità, perché la luce della Pasqua guarisca le nostre ferite e vivifichi la nostra fede, per essere testimoni gioiosi del Signore risorto, preghiamo. Padre, sostieni la nostra speranza. O Padre, con la Pasqua il peccato e la morte sono stati sconfitti. Donaci sempre la tua grazia, sostieni la nostra speranza, mantieni viva la nostra fede per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Signore, le preghiere e le offerte del tuo popolo, perché questo santo mistero, gioioso inizio della celebrazione pasquale, ci ottenga la forza per giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo, il nostro Papa Francesco, me indegno tuo servo, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé i loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo Giovanni, Tommaso,
Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone, Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano e tutti i santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, l'offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore, in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani sante e venerabili. Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Sacrificio, o Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della beata passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec,
tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino e Pietro, Felicità, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cari fratelli e sorelle, in questo punto della liturgia normalmente ci viene suggerito di darci in maniera sensibile uno scambio di pace, del dono
della pace. In questo periodo di emergenza non lo possiamo fare, ma nessuno ci impedisce, anzi tutto ci conduce a darci un abbraccio spirituale, aprendo il cuore gli uni agli altri. Più facciamo comunione tra di noi e più ha senso la comunione sacramentale per quelli che la possono fare quest'altare, o la comunione spirituale per quelli che potete farla anche seguendo da casa. Invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito della tua carità, perché nutriti con i sacramenti pasquali viviamo concordi nel vincolo del tuo amore, per Cristo nostro Signore. Desidero fare gli auguri più cordiali a questa comunità, ringraziandovi anche del servizio che avete reso a tante persone che, non potendo essere fisicamente presenti, hanno potuto almeno unirsi spiritualmente. Viviamo un momento che è quasi irreale per i nostri occhi, perché siamo abituati in queste feste a vedere questa basilica e con essa tutta Assisi, gremita di fedeli, di pellegrini, di turisti. Questa solitudine ci fa davvero riflettere. È un messaggio forse di vita, un aiuto, un incoraggiamento alla conversione, certamente alla preghiera. Siamo qui accanto alle spoglie mortali di San Francesco, patrono d'Italia. Ci facciamo intercessori per tutta quanta la nostra Italia, che tanti trovino anche in questo ricordo, in questa certezza della nostra presenza qui, un motivo di consolazione. E il Signore ci conceda presto il superamento di questa grande crisi e ci aiuti a riprendere in serenità il nostro cammino. Ed è l'augurio che faccio a tutti quelli che sono connessi con noi. Davvero non ci perdiamo d'animo, continuiamo con coraggio, il Signore cammina con noi. Il Signore sia con voi. In questa santa notte di Pasqua, Dio Onnipotente vi benedica e vi custodisca nella sua pace. Amen. Dio, che nella Pasqua del suo Figlio ha rinnovato l'umanità intera, vi renda partecipi della sua vita immortale. Amen. Voi che dopo i giorni della passione celebrate con gioia la risurrezione del Signore, possiate giungere alla grande festa della Pasqua eterna. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Ite missa est. Amen.